Cattive notizie per il GF VIP 7 e Alfonso Signorini. In queste ultime ore è uscita fuori una denuncia pubblica contro il programma di Canale 5. Non bastavano quindi le liti all'interno della casa, ora anche una pesante accusa che arriva dal di fuori. Parole molto forti da cui il programma dovrà difendersi. C'era stato un avvenimento al GF VIP 7 che aveva lasciato di stucco il pubblico. Parliamo di Antonella Fiordelisi, che era stata nominata al televoto come preferita del pubblico, nonostante le ire del web. Alfonso Signorini aveva però chiarito che il televoto era stato fatto nella piena legalità e che dunque andava rispettato. Di diversa opinione è il Codacons, che con il suo presidente rilascia un'intervista a Nuovo TV. Carlo Rienzi afferma che il Codacons ha chiesto la verifica dei voti, poiché la trasparenza e la correttezza della procedura dei voti è assolutamente importante. Il presidente ha poi concluso parlando apertamente di truffa ai danni della gente. Aspettiamo ora la risposta dei vertici del GF VIP.